cazzata è? Invece ciao. Cigalone. Ciao, ciao. Cigalone. Cazzo. Allora, Giulia da Milano, leggo qui, ci ha mandato un messaggio, fa la escort. Sì. E beh, è incazzata, fa la troia per mantenersi, almeno così mi ha scritto. E è poi si vede. Triste, e poi no, perché è una storia. E poi si vede passare davanti, non passare davanti, insomma, vede la gente che occupa le case. Qual è il collegamento tra queste due cosa cose? Giulia, buonasera. Ciao. Buonasera, Cruciani. Dimmi, cara, tu fai, allora, tu fai quando il padrone di casa è diventata il punto di riferimento di tutte le mignotte dal nord al sud, praticamente, con tutto rispetto, Parenzo, sostanzialmente... Che palle, beh, fammi sì, parlare. Questa trasmissione, diciamo, parlare. Da Bergamo a Racalmuto, sì. Tutte le escort. Ecco, allora, io purtroppo non ho reddito, per cui non posso chiedere un mutuo. Però in compenso scusami, Giulia, i soldi. Sì, scusami Giulia, tu quanti anni hai? Io ho 40. 40, da quanto poi fai la mignotta? 2 anni, da quando mio ex marito mi ha lasciata con 2 bambini piccoli, non mi dà gli alimenti. Sì. E il padrone di casa mi ha dato il preavviso di 6 mesi per lasciare la casa perché la voleva vendere. Sì. E in quei 6 mesi ho fatto la super mignotta, mi sono messa da parte i soldi per la caparra, sì. ho pagato la caparra, sì. Mi sono presa la mia casa, sì. E non l'ho occupata. Prima di occupare la casa mi metto a fare la mignotta, ma io non rubo e non ruberò mai a nessuno, farlo, specialmente non ruberò mai un diritto a una persona più debole. Ma io infatti le vengo incontro, Giulia, la sua è una storia molto triste. Ma perché io triste? Penso perché che è facile, triste perché è facile andare a vivere a casa del padre, anch'io potevo andare a vivere a casa di mia madre, ho preferito essere indipendente, la Salis poteva stare a Monza a casa del papà, invece no, ha occupato una casa di cui non aveva assolutamente diritto, privando altre persone di un diritto, del diritto alla casa. Ecco, qui siamo alla fotografia di una situazione, c'è la Giulia escort mignotta troia, come volete chiamarla, la chiamate, tanto lei non si offende, e che attacca la Salis. Questa è una nuova versione dell'attacco attacca alla Salis, puttana, cioè prima di rubare un diritto a una persona vado a fare la escort. Per fortuna, perché sono una bella donna ancora, una bella MILF, Però se ero brutta facevo come la babysitter a cui ho lasciato stasera i figli, che per 5 ore prende 75 euro. Quindi non mi dite nemmeno che la gente però, non trova. Scusi Giulia, però esistono pure babysitter fighe, mica esistono babysitter solo brutte. Adesso non è che non è che se una è bella se deve fare per forza quel mestiere che dice lei. Non facevo la escort. Però mi scusi, però mi faccia capire la cosa particolare di questa sua telefonata, ecco. Che ovviamente è vera e prendo per vera, ma sì, lo è verissimo, sicuro. Verissimo. No, ma infatti non lo dico con ironia. Verificata. Dove? Su quale sito è, signora Giulia? Ma io non sono su siti. Io sono su Passaparola. Ah, Passaparola. E lavoro ogni tanto in un night a Lugano. Ah, pure a Lugano in un night. Nel night. Beh, sì, Lugano. Qual è il problema? Passaparola. Allora, no, che guadagno un botto di soldi. E ci pago la cosa l'affitto. Quanto guadagna? La cosa che mi impressiona è che lei... Ma non dica porca puttana almeno. Scusi, adesso con tutto il rispetto. Ma lei si sente pure porca. Si sente pure porca e anche puttana. Per cui ma io faccio anche la mistress da un po' di tempo. Guardi un po'. Pure la mistress, pure. C'è molta richiesta come mistress, giusto? C'è molta richiesta e mi diverto un sacco. Perché siccome c'ho un sacco di rabbia dentro, anche per via della Salis, quando qualcuno mi chiede di menarlo, io vado meno forte. Ecco, però. Quindi per completare l'intervista, lei ha votato Vannacci, immagino, alle ultime elezioni politiche. Certo, europee, chi dovevo votare? Una ladra? Io, una ladra? Persona, ormai, adesso calma, i tuoi ma evviva l'aeroporto intestato a Berlusconi! Evviva il cicalone! Li hanno io non vado a rubare nelle metropolitane. Calma, Giulia. Io ormai i tuoi ospiti. Le annuso da poche parole e intuisco che uno dei 500.000 voti del generale Vannacci arrivano anche da questa mignotta qua. Una laurea in economia. Sì, va benissimo. E non riesco a trovare un lavoro che mi permetta di stare dietro a 2 bambini di 3 anni, va bene? E glielo dica Vannacci, e glielo dica il generale. Ma glielo dirò al generale Vannacci, magari lo incontrassi. Poi se incontro te, Parenzo, ti posso fare anche uno sconto. Beh, questa è buona. Comunque mi buona. Scrive, non posso rivelare il nome, una grande inviata della 7 che ha lavorato anche con me in passato, chiamiamola solo per nome, si chiama Elena, una grande inviata, ha girato l'Europa, insomma, una tosta. Mi scrive, e comunque la cara Giulia, professione mignotta, non dichiara nulla allo Stato. La sanità allora che la paghiamo noi, per esempio. Ma infatti la io non posso fare nemmeno
paghiamo noi, per esempio. La sanità gliela paghiamo noi, per esempio. Ma che c'è? Ma io la sanità me la pago privata, me la pago privata perché me lo posso permettere. Non sono un parassita dello Stato. E addirittura dica la sua gentile collega che io, essendo senza reddito, essendo senza reddito ufficialmente, potrei anche chiedere il reddito di cittadinanza o quello di inclusione che è diventato. Ma che gentile che non lo fa. Ma che gentile che non lo fa. Non lo chiedo, non lo chiedo, capito? Comunque, non chiedo nessun aiuto da parte dello Stato e la sanità me la pago da sola. Comunque posso dire che Giulia da Milano è un grande personaggio, un enorme personaggio. La sanità è un parassita dello Stato e ora si prenderà 30.000 euro. Spero che paghi i suoi cazzo di buffi, perché io per fortuna non ho debiti con nessuno. Faccio la mignotta pur di non aver debiti con nessuno. La signora Giulia mi sembra al top assoluto. Posso dire una cosa? Io l'aspetto volentieri con un altro collegamento, addirittura in studio se vuole, qui a Milano per fare il punto della situazione, ecco, direi, insomma, per fare il punto su tutte le questioni civili, politiche e sociali. La vice direttrice del TG7 Gaia Tortora scrive: non è colpa di Giulia se non paga le tasse. Ecco, benissimo. Giustamente, però, viceversa, vedi che si apre un dibattito anche nella mia chat. La vice direttrice del TG7, l'ottima Gaia Tortora, mi scrive: mi dispiace che ascolti la trasmissione, Gaia Tortora. Comunque dice: non è colpa di Giulia se non paga le tasse. Molte signore vorrebbero pagarle. Lo stavo aggiungendo. Gaia. Ha detto benissimo. Il dibattito che lei si è vorrebbe aperto, pagare, diciamo, le tasse, cara Giulia. Le vorrebbe pagare. Efebal da anni, Efebal. Sì, lo sappiamo. Sta combattendo la battaglia di pagare lei, le tasse. Ma lei la vorrebbe pagare queste tasse o no? Ma io sì, io sono una persona onesta, ripeto, faccio la mignotta pur di non rubare a nessuno. Ragazzi, queste sono storie vere, reali. E di non rubare una però casa, mi dispiace, a chi ne ha bisogno. No, va bene, perché ma io potevo mettermi in lista per una casa popolare e non l'ho fatto. Ho dato la caparra e mi sono presa la casa. Ragazzi, però queste sono storie reali, non quelle che racconta Parenzo nel suo programma Defunto. Ma come ti l'aria di ma nome che ti di Defunto cognome. Sei tu, brutto imbecille. Riprende il 9 di settembre, brutto coglione. Defunto sei tu e i tuoi mortaccioni di ospiti sapevo, che chiami. Lo sapevo che reagiva così. Defunto, tu sei defunto, imbecille di un io vedo un altro conduttore in onda, certo, poi di l'ottimo Magnani, ovvio, io torno il 9 di settembre. Perché si chiama sempre Area che tira? Perché non hai fatto sostituire il titolo? Dovevi mettere un altro titolo. L'area che tira. Scusi, Giulia, lei guarda la televisione, Giulia, ogni tanto non ha tempo. Sì, ma io guardo anche l'area che tira. No, molto bene, sì. No, per favore, no. Perché no? Perché le mignotte non possono guardare l'area che tira. Addirittura leggo il Sole 24 ore. Lei non ci crederà, Parenzo, ma leggo il Sole 24 ma ore. Io ci credo. Sono anche abbonata online a Repubblica. Sì, molto e tutte bellissimo. Le mattine, quando mi sveglio al alle 7, mi leggo Repubblica. Sì. Il Fatto Quotidiano, no, vero? No, ma non che gliene frega? Il fatto no, ora non esageriamo, c'è altro da fare. C'è altro da fare, sì. Comunque, il lavoro, le manette le usa in altri contesti. E lo dice sempre le manette, la mia donna delle pulizie. Le usa in e altri contesti, le manette. Il lavoro c'è, basta cercarlo. E con il lavoro si pagano le case, capito? Benissimo. Non si vanno a occupare. Molto bene, cara Giulia, io ti abbraccio e ci vediamo grazie. Presto, mi raccomando, avanti tutta, mai mular, fermi no, ragazzi. No, picchiare, ciao.